Torna la paura in Emilia Romagna. Il sisma questa mattina ha provocato altre 15 vittime. Il numero sembra destinato a salire. Crollano palazzi, abitazioni, monumenti e crollano le fabbriche sparse tra Modena e Reggio Emilia. I danni, dice il ministro Catani, ammontano a 250-300 milioni di euro. Le nuove scosse di terremoto interrompono la normale giornata politica. Il premier Monti convoca una conferenza stampa con il governatore Vasco Errani. L'Emilia-Romagna, dicono, non sarà lasciata da sola. Salta la direzione del Partito Democratico, prevista a Roma con Bersani che raggiunge le zone terremotate. In Parlamento il ministro Giarda riferisce per il governo. Intervengono anche i deputati emiliani. Sentiamo Alessandro Bratti del PD e Angelo Alessandri della Lega. Il sentimento è da un lato quello di paura perché le scosse non terminano, dall'altro preoccupazione per ripartire, perché l'idea che gli emiliani ce la possano fare da soli è un'idea sbagliata. Ci sono tantissimi danni, soprattutto alle attività produttive, e ingentissimi danni al patrimonio storico. La situazione critica è un disastro. Sto sentendo i nostri amministratori, partendo dai sindaci, dai nostri assessori, dai nostri consiglieri, è un disastro completo perché stanno facendo le stime. Ogni 10 minuti ne emerge una nuova e soprattutto ci sono vittime, ci sono feriti, sfollati. C'è bisogno di tende e container che sono però tutti in Abruzzo in questo momento, quelli che servirebbero. C'è un problema contingente enorme. La gente disperata è una psicosi incredibile. Intanto le commissioni ambiente e affari costituzionali stanno esaminando il decreto legge sul riordino della protezione civile, provvedimento che precede il disastro in Emilia e che quindi con tutta probabilità verrà modificato. 8 pensionati su 10 vivono con meno di 1.000 euro al mese, uno su due non arriva a 500 euro. Tra tutti a stare peggio sono le donne. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'INPS, presentato questa mattina alla Camera. Resta alto l'allarme per gli esodati, su cui il presidente Mastrapasqua ha invitato il governo ad intervenire. Nella Sala della Lupa presente anche il ministro Fornero. Noi in Europa, ma noi in Italia, dobbiamo continuare a volere sistemi di welfare, e noi non abbiamo nessun'altra idea che questa, ma a renderlo più sostenibile, più equo, più trasparente. L'operazione che è stata fatta con il decreto Salva Italia va in questa direzione. Lo voglio ribadire fortemente a voce alta, perché per questa riforma anch'io sono stata molto rimproverata, attaccata e qualche volta anche quasi aggredita.